Una data fortemente simbolica, impressa nel cuore di chi ha cuore, la giornata della memoria oggi, 27 gennaio, per commemorare la Shoah e i milioni di vittime prigioniere, uomini, donne e bambini, quasi tutti ebrei, di uno dei più grandi genocidi della storia. 76 anni fa, nel 1945, l'Armata Rossa abbatteva i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e rivelava al mondo la fabbrica della morte. Cerimonia Fabbrica istituzionale della massima. giornata della memoria quest'anno per l'emergenza sanitaria, celebrata in diretta su YouTube dalla sala del Consiglio della città Prossima medaglia metropolitana di d'oro, insomma, Genova, attorno ci Palazzo sono tantissime Spinola, alla ricorrenze, presenza del sindaco ricorrenze, Marco ci sono Bucci, altre del comunità. prefetto Carmen Perrotta e dell'assessore regionale Ilaria Cavo. Oggi noi ricordiamo quelli che hanno sofferto e hanno pagato con la vita una situazione terribile e ricordiamo anche quelli che invece si sono dati da fare per cercare di aiutare quelli che invece erano sotto il mirino. Consegnata dal prefetto la medaglia concessa dal Presidente della Repubblica per Ritirano le i fondi FISA celebrazioni del Giorno dell'Istituto. della Memoria, poi le medaglie d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e ai familiari dei deceduti.